Io vedo la macchia nera ancora, scusatemi. In effetti, in alto a destra c'è una macchia nera. È andata via un momento, adesso ritorna. Vedete adesso? No. Meglio, decisamente meglio. Ok, ascolta Ravi, io esco e riprovo a riuscire a rientrare, magari è colpa mia, Ferruccio, può essere anche colpa nostra, forse. Non lo so. Così si vede anche. Sì, sì, sì. Ok, allora buonasera, continuiamo sul trattato di Pesachim, siamo a pagina 114A. La scorsa volta abbiamo iniziato a vedere una parte del decimo capitolo, la seconda parte del capitolo nella quale si entra nel vivo, nel parlare del Korban Pesach. Nella parte precedente della Gemara, era una parte che avevamo studiato lo scorso anno, si parlava dei quattro bicchieri di vino e in modo particolare ci si concentrava sul primo bicchiere e poi iniziava un lungo excursus sulla Gemara sul fatto che i quattro bicchieri di vino sono in numero pari e questo comportava delle difficoltà per quanto riguarda Shedim, insomma delle presenze demoniache. Quindi iniziava un lungo excursus, forse uno dei più lunghi che incontriamo all'interno della nostra tradizione, riguardo al tema della demonologia e diremmo al giorno d'oggi un po' della superstizione. Si trattava un brano abbastanza lungo in cui c'erano pure delle formule magiche e poi appunto la Gemara da questa parte ricomincia ad interessarsi di Halakha sostanzialmente e delle Halakhot del Seder. E quindi come abbiamo ricordato tante volte all'interno del Trattato di Pesachim c'è questa scansione temporale che fa un po' la parte del leone nell'impostazione della materia. Quindi si dice così, siamo appunto a pagina 114A e vediamo la Mishnah. Iviu lefanav, metabel bachaseret, ad shemagia leparperet apat. Iviu lefanav mazza, bachaseret, bacharoset, ushnet avshilin, afalpi sheen haroset mitzvah. Ribi Eliezer berabizzado comer, mitzvah, Uva Migdash, Ayume Vin, Lefanav, Gufoshel, Shel Pesach. Dice la Mishnah, Evio Lefanav, hanno portato dinanzi a lui. Cosa hanno portato? Steinsaltz interpreta Ayirakot, le verdure che vengono mangiate prima della Seudà principale. Appunto è quello che noi chiameremo al giorno d'oggi il Karpas. La domanda che viene posta adesso è quale verdura bisogna utilizzare per il karpas. Noi al giorno d'oggi utilizziamo il sedano, ma non è strettamente necessario che sia sedano. Qui la domanda in modo particolare è se come karpas viene utilizzata una verdura che a sua volta è adatta ed è all'atto pratico la verdura che utilizziamo come maror. Qui nella Mishnah si ricorda Haseret. Haseret possiamo tradurlo come lattuga. Quindi dice la Mishnah, i viu lefanav hanno portato dinanzi a lui queste verdure che si mangiano prima del pasto principale. Se non ci stanno altre verdure all'infuori di Haseret, che abbiamo detto è una verdura adatta per essere maror, nel secondo capitolo del trattato c'è una Mishnah che illustra poi quali sono le verdure che sono utilizzabili come maror, cioè così come c'è tutta quanta una casistica per quanto riguarda la mazzà, per la quale diciamo che può essere utilizzata come mazzà solamente una farina dei cinque cereali, così abbiamo solamente alcune verdure che sono adatte per essere maror. Il criterio, evidentemente, così come dice il nome, è quello dell'amarezza della verdura. Una di queste è Haseret, che viene ricordata qui. Dice quindi, Metabel va Haseret, intinge nel Haseret, quindi si intinge questa Haseret in qualcosa che renda Haseret
saporita per essere mangiata. Il fatto di intingere il cibo in qualcosa era abbastanza comune per quanto riguarda le abitudini dell'epoca. C'era un brano poco prima nella Gemara che raccontava di uno Shamash, di un inserviente, il quale durante il pomeriggio di Pesach, preparazione del Seder, faceva un aperitivo con le interiora dell'animale. Nuovamente lì tornava questo termine metabel, perché c'era questa usanza molto diffusa di intingere, insomma, le cose all'interno di salse e liquidi vari. E quello che poi facciamo all'atto pratico adesso con il carpas che intingiamo nell'aceto oppure in acqua e sale. Questo episodio che vi dicevo prima viene ricordato dal Rashbam nel suo commento. Il Yule Fanab, Ayerakot Akar Shebirech Alayain, hanno portato le verdure Akar Shebirech Alayain dopo che ha recitato la Beraka sul vino. Qui riferimento chiaramente è al Kiddush, no? Abbiamo visto nella prima vicina si parla del primo dei quattro bicchieri, il bicchiere di Kiddush. Adesso inizia appunto ad andare avanti il seder e si porta questa verdura. Questa espressione della Gemara, come è stata riportata in una varietà precedentemente a pagina 107b, abbiamo studiato questo brano l'anno scorso, a Shamash Medabel Bivne Meaim Lifisce Colma Halam Aliedeti Bull. Quando lo Shamash intinge Bivne Meaim le interiora, Lifisce Colma Halam Aliedeti Bull, perché tutto quanto il loro cibo era attraverso il tibul, intingendolo in qualcosa. Vei tibul la bacaroset, e questo intingere in questo caso non è nel caroset che decatane le gaman e più le fanno mazzava caseret ve caroset. Successivamente nella Mishnah troveremo un'espressione molto chiara che ci spiega che il caroset arrivava a tavola solamente in un secondo momento, no? E cosa c'era scritto? Ricordo che il modo in cui mangiavano all'epoca era quello di avere i tavolini davanti a una specie di lettica dove stavano sdraiati durante il pasto, un po' al modo dei romani, e quindi il caroset veniva portato successivamente assieme alla mazzà e caseret, assieme alla mazzà e assieme al maror. Quindi abbiamo queste piccole porzioni che venivano presentate di fronte a ciascuno durante il pasto. Poi Rashbam nel suo commento ricorderà varie volte che al giorno d'oggi le modalità con le quali mangiamo sono totalmente diverse rispetto al passato, e quindi tutto quanto viene riportato nella chiara, nel piatto del seder. Invece qui abbiamo questa specie di finger food, potremmo dire, portano queste piccole porzioni che stanno su questi piccoli tavolini che stanno davanti a ciascun commensale. Quindi ciascuna parte del seder è oggetto di una portata differente alla tavola. Quindi questa prima verdura, questo primo caseret, non è accompagnato da caroset perché viene portato successivamente, perché nota il Rashbam e vi le fanno ammazzare caseret e caroset, stanno portando tutte queste cose, Michelalda nel bevio. Se viene ricordato questa cosa vuol dire che prima, in precedenza, non era stata portata. Beach caseret, continua il Rashbam, e quel caseret, questa lattuga di cui si parla, la davka, non è esattamente così, non è proprio così. Cioè la Mishnah vuole portare questo esempio del caseret per portare un caso limite, come vedremo, però potrebbe, anzi dovrebbe, trattarsi di una qualsiasi altra verdura, cioè in ben sham e yerek hacherz, non c'è un'altra verdura, metabel ba caseret lochel, fa il tibul, fa questo intingolo con caseret, con la lattuga e mangia. Però di base bisognerebbe avere due verdure differenti. Ad shemagia le parperet apat, sino che arriva a ciò che stuzzica dopo il pane, potremmo dire, quello che viene mangiato dopo il pane, quello che accompagna il pane, vale a dire il maror che viene mangiato come mitzvah questa volta, dopo che è stata mangiata la mazzà. Spiega il Rashbam, kodem sheyagia rota chazeret shokai la har mazzà, cioè sino a che si arriva a quel
caseret a quella lattuga, ciò che è la karmazà, che mangia dopo la mazà, shumevarech alla kilat maror, sul quale stavolta c'è una beracha differente, come sapete. Questo è importante, come ricordare, la kha del seder, mentre sul karpas si recita solamente vorrei per Yadama, solamente la benedizione sui frutti della terra, trattandosi di una verdura, sul maror si recita solamente la beracha della mitzvah del maror, no? Al akilat maror. Quando c'era il Bet HaMikdash, questa mitzvah del maror era una mitzvah della Torah. Adesso che non c'è più il Bet HaMikdash, il maror è una mitzvah della banan zeker la mikdash, che è un ricordo del mikdash. Dal momento che la berakah che recitiamo sul karpas e quella che recitiamo sul maror è la medesima, la stessa berakah, dobbiamo mettere una concentrazione particolare, un'intenzione di esentare dalla berakah, cioè la birkata neinim, la dire benedizione, boretri adama, anche il maror che mangeremo successivamente durante il pasto. Per cui è importante tenete a mente questa cosa, cioè quando si recita la berakah sul karpas, al momento che poi sappiamo come andrà la cena, mettiamo già intenzione per il maror che mangeremo successivamente per quanto riguarda la birkat hanenin. Perché si recita la berakah sul maror? Perché dico che il maror è una mitzvah della Torah, sapete perfettamente, perché nella parasha di Bealotcha, nel libro di Bimidbar, quando si parla di Pesach Sheni, c'è scritto al mazzot omrim yokeli, che il korban Pesach viene mangiato con mazzot e con merorim e con erbe amare. Cosa possiamo imparare da questa espressione nel libro di Bimidbar? Che prima viene la mazzah e poi solamente in un secondo momento viene l'erba amara. Batchila mazzah vekarkach maror. Cioè, quindi qui l'ordine in questo caso conta per spiegarci qual è poi l'ordine di Simanim all'interno del Seder, che prima abbiamo la mazza e poi abbiamo il maror. Questo dibur, allora, il primo dibur del quale parliamo, del karpas, a cosa serve? Dibur rishon ze, questo primo intingolo, che da shir kirtinok vishal. Questo serve solamente affinché il bambino letteralmente riconosca vishal e chieda, perché le fishen men adam regrim le kol Yerek Kodem Suda, perché le persone abitualmente non mangiano verdure prima della Seuda, prima del pasto. Evidentemente usavano mangiare altre cose come antipasto. Questo è un comportamento strano, sospetto, e per questo motivo il bambino pone le domande, come sapete. E viole fanav mazza, vachaseret vacharos, così la Mishnah, portano dinanzi a lui la mazza, il chaseret, la lattuga, bacharoset ed il charoset, ushnet avshilin e le due pietanze, avshilin vuol dire due cose che siano state cotte, afalpi she'en charoset mitzvah, pure se il charoset non è una mitzvah. Rabbi Eliezer berabizadok, dice mitzvah, invece secondo lui il charoset è una mitzvah. Ova Mikdash, ayumevi lefanav, gofosh el Pesach. E quando c'era il Bet HaMikdash, portavano davanti a lui gofosh el Pesach, il corpo, letteralmente, la carne del Korban Pesach, del sacrificio pasquale. Per cui qui c'è una discussione interessante riguardo al Haroset, cioè se si tratta di una mitzvah della Torah, sappiamo perfettamente che il Haroset non viene menzionato nella Torah, oppure no, se non è così si tratta di un minak, si tratta di un'usanza. La grossa conseguenza pratica interessante è che se si tratta di una mitzvah avremmo una berakah che non si recita, che è quella di al-akhilat haroset, di mangiare il haroset. Appunto, secondo scrive il Rambam, su ghia abbastanza interessante della Kha, oggi ne stavamo discutendo nel forum del Dafyomi questa mattina di questa particolarità, cioè se noi diciamo che il Haroset è una mitzvah, la conseguenza secondo la Bizzadok è che si dovrebbe recitare la Berakah. E qui c'è un piccolo giallo rispetto a quello che scrive Rambam, il Maimonide, perché nel commento alla Mishnah sembra schierarsi con i Chachamim, invece poi nel Mishneh Torah sembra aver
cambiato idea e aver stabilito così per la Laha che si tratta di una mitzvah, però invece a rigor di logica dovremmo dire che bisognerebbe recitare la Berakah secondo quanto dice Rabbi Eliezer Berabbi Tzadok e così come aveva descritto nel suo commento alla Mishnah, scrivendo che quella posizione non era Halakha. Però insomma è possibile che poi le persone col tempo cambino idea. Però appunto, e sappiamo che il Rambam quando scrive è estremamente rigoroso, i commentatori non capiscono perché allora non recitare la Berakah sul Kadosh. Ci sono varie risposte. Quella più gettonata insomma è che il Kadosh in realtà, pur essendo una mitzvah, non è una mitzvah a sé stante, è una mitzvah che dipende a sua volta dal Maror, cioè perché il Kadosh viene mangiato assieme al Maror e si trovano sempre assieme, cioè non troviamo una mitzvah del Kadosh staccata dalle altre, tanto da recitare una Berakah. Per cui a questo punto, fra le due, pur essendo una mitzvah, converrebbe recitare la Berakah sul Maror, perché abbiamo visto poc'anzi, il Maror compare nella Torah al contrario del Kadosh. Per cui se dobbiamo dare la preeminenza a entrambe le cose, sebbene al giorno d'oggi entrambe siano una mitzvah della banana, perché mentre il Maror, quando c'è il Bet HaMikdash, è una mitzvah della Torah, quando non c'è più il Bet HaMikdash, come dicevamo, diventa solamente un ricordo di quanto avveniva nel Bet HaMikdash accompagnava il Korban Pesach, cioè quando c'è il Korban Pesach il Maror ha un suo status particolare. Quando non c'è il Bet HaMikdash, mentre la Mazzà in linea di massima mantiene il suo status di mitzvah della Torah staccata, per cui anche al giorno d'oggi in linea di massima si tratta di mitzvah della Torah, il Maror diviene una mitzvah della Banan, che però trova la sua radice, come abbiamo visto nel testo della Torah, mentre la Kadosh sarebbe completamente, pure se diciamo una mitzvah, sarebbe una mitzvah della Banan, di origine rabbinica. E quindi fra le due recitiamo la Berakah sul Maror. Poi c'è un altro discorso, che è quello di Karet Afel, no? Cioè, nel momento in cui noi abbiamo dei cibi compositi, insomma composti di più parti, abbiamo ricordato questa Halakha a vario titolo durante gli anni, recitiamo la Berakah sul Ikar, sulla cosa principale, e in questo modo esentiamo la Tefelà, la parte secondaria, accessoria all'interno di questa pietanza. Se mangiamo il riso con le verdure, dal momento che la parte, oppure la pasta col sugo, la Berakah la recitiamo sulla parte principale del cibo, quindi nell'esempio che ho fatto sulla pasta e sul riso, no? Per cui diremo vorrei minè mesonot, e non reciteremo invece separatamente la Berakah su le parti accessorie. E quindi nel momento in cui abbiamo davanti a noi il Kadosh e il Maror, la parte principale, in base a vari ragionamenti, deve essere il Maror. Questo pure per ricordare un altro aspetto importante quando facciamo la mitzvah del Maror. Tutte le persone magari sono molto portate a mangiare il Kadosh perché è dolce, perché è una cosa molto tradizionale, ci stanno delle ricette familiari, ma la cosa principale è quello di percepire la merirut, appunto l'amarezza del Maror quando si fa questa mitzvah del Maror. Per cui la parte del leone a livello quantitativo deve essere svolta dal Maror e non dal Kadosh, quindi bisognerebbe mangiare tanto Maror, un kesait di Maror, quindi se parliamo di lattuga, alcune foglie di lattuga, con poco Kadosh, cioè va fatto, e su questo poi nella Gemara vedremo, c'è tutta quanta una discussione su qual è il motivo per cui viene portato il Kadosh assieme al Maror, ma appunto non deve trattarsi la parte principale all'interno di questa mitzvah, insomma, di questo minhag, di questa pratica. Spiega il Rashbam su questa ultima parte della Mishnah, mi viole fanab a caro totibul, cioè sportano davanti a lui queste altre pietanze a caro totibul, dopo quel tibul, cioè dopo che è stata intinta il carpas, insomma questa prima verdura o chaseret, come abbiamo detto nella prima parte della Mishnah.
מצב את הסרט ושני תלישים, ופתי שחזר למצווה, ובגמרא פריך הועיל ולא מצווה, למה מייטלה? שסרה אונה אובייציונה נלה גמרא, dal momento che non si tratta di una mitzvah, le mamma idele, perché bisogna portare questo haroset a tavola. Come dicevo, su questo poi ci saranno varie opinioni. Shnetav shirin, due pietanze, due cose cotte, Vagemara mi farà shkeneged mi. Nella Gemara fra poco ci spiegherà in corrispondenza di che cosa abbiamo questi shnetav shirin, corrispondenza di cosa abbiamo queste due pietanze. Tutto chiaro fino adesso? Chiaro, chiaro. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, sì, grazie. Bene, allora continuiamo con la Gemara. Adesso la Gemara inizia a fare una domanda, che è una domanda trasversale, molto importante. Gemara, Amar Resh Lakish, Zotomeret, Mitzvot, Tzedikot, Kavanah. Che avanti lo beidan chiuva de maror u de achille beore per yadama u de achille. Dice Resh Lakish. Adesso potete iniziamo a entrare nella logica della Gemara. Come vedete da questa Mishnah, che parla di una cosa estremamente precisa, la Gemara vuole riferirsi ad un principio generale. Cioè la prima cosa che ci viene in mente quando leggiamo, questo è interessante pure per vedere qual è poi l'approccio della Gemara rispetto alle varie questioni, dall'ordine delle cose che compare nella Mishnah, noi possiamo inferire in maniera chiara che mitzvot, tzedikot, kavanah, che le mitzvot hanno bisogno di una intenzione specifica. Cioè vale a dire, nel momento in cui una persona compie una mitzvah, è necessario che la persona abbia un contenuto mentale corrispondente a quello che sta facendo, tale da qualificare l'azione che sta compiendo come una mitzvah. Cioè, per cui nel momento in cui c'è corrispondenza fra l'azione che sta facendo e il contenuto mentale, allora tecnicamente esce d'obbligo da quella mitzvah. Come ha fatto a dire questa cosa? No, appunto, sembra che il ragionamento del Resh Lakish è molto lontano da quello che ci stava dicendo la Mishnah. Spiega il Rashbam questa cosa. Mishum Ahi Bae Tre Tibule. Per questo motivo servono due intingoli. Cioè bisogna intingere la verdura per due volte. Perché? Shemma Lonit Kavven Barishon Le Shemaror. Perché? Shemma, forse, Lonit Kavven non ha messo una concentrazione adatta, Barishon la prima volta che stava intingendo le Shem Maror, qualificando appunto, dando il nome a quell'azione che stava facendo come Maror, cioè quindi qualificando quell'azione come mitzvah del Maror. O il Uvirecha Labore per Yadama, Rishari Rakot de Alma, cioè perché cosa ha fatto in fondo quando ha fatto questa cosa? Ha recitato come Berakha Boreh per Yadama, ha recitato la benedizione sui frutti della terra, che Shari è raccolta di alma, come qualsiasi altro consumo di verdura che avviene in qualsiasi circostanza. Chiare en alain achilat mitzvat maror, nevere kalav alachilat maror, perché ancora non c'è la mitzvah di mangiare il Maror e di farci la berakà alla Kirat Maror, alla Kara Mazzassi. Dopo la Mazzà abbiamo visto che la Torah ha costruito un ordine fra le cose, no? Prima viene la Mazzà e poi viene il Maror. Adesso si trova a mangiare questa cosa che potrebbe essere un Maror tranquillamente e potrebbe quindi aver fatto la mitzvah, e invece cosa fa? Successivamente rifà la stessa cosa all'atto pratico, tanto più se diciamo, scusate un attimo solo, ci sono problemi di audio? No, si sente bene, si sente bene. Io sento grandi ritorni e rimbalzi di voce, ma comunque va bene lo stesso. Scusate, provo un attimo a togliere la doppia, un attimo solo, eh. Meglio così? Va bene. Mi sembra meglio.
Ah, ok, va bene, la faccio senza cuffia, scusatemi. Alzo solo il volume. Allora, stavo dicendo che attorno a, anche a far vedere il testo, che a questo punto, nel momento in cui fa due volte l'atto di intingere la verdura all'interno di qualcosa, insomma, cioè o dell'aceto oppure della roset, non capiamo più a cosa serve questa seconda azione che fa. È vero che la Torah ha stabilito un ordine, cioè prima viene la mazzà e poi viene il maror, ma appunto a questo punto abbiamo una difficoltà, perché se noi diciamo come avremmo potuto presumere che le mitzvot non hanno bisogno di questa intenzione specifica, nel momento in cui lui ha mangiato kaseret, ha mangiato questa lattuga nella prima parte del pasto perché non aveva altro, utilizzandolo come carpas, allora se le mitzvot non hanno bisogno di kavanah, non capiamo più perché non è uscito d'obbligo. Allora, da qui, dal momento che fa la mitzvah per la seconda volta, intinge la verdura per la seconda volta, possiamo comprendere che le mitzvot, dice Resh Lakish, hanno bisogno di kavanah, hanno bisogno di una intenzione specifica di fare una certa mitzvah quando viene compiuta. Kevan de lob idan chiuva de maror o de achille, dal momento che quando si mangia chaseret, la lattuga in questo momento, l'obeidan chiuva de maroru de achille, non lo sta mangiando nel momento in cui c'è l'obbligo del maror. Perché? Perché lo sta facendo solamente attraverso la berakà di Borè per Yadamah, come stava spiegando il Rashbam. L'unica cosa che ha fatto quando ha mangiato questa prima verdura che andrebbe bene come maror è stato di recitare la benedizione di Borè per Adama. Bedilma lai kavan la maror. Cioè forse quando ha fatto questa cosa non stava mettendo l'intenzione di fare la mitzvah del maror. Il kach perciò bae le midar le atvule le shem maror. E per questo motivo adesso deve cercare nuovamente, deve tornare di fare il tibul, di intingere le shem maror nel nome della mitzvah del maror. Dei salkadatach mitzvah la baya kavana, perché se ti saltasse in mente, cioè se volessi dire rispetto a questa discussione trasversale che mitzvah la baya kavana, che le mitzvot non hanno bisogno di kavana, non hanno bisogno di una concentrazione e di una intenzione specifica, le malach tre tibule, perché allora troviamo due volte che bisogna intingere, vea tavelle hadasimna. Ed ecco che taville già ha intinto hadasimna. Hada in aramaico è ehad, zimna vuol dire pan, cioè già ha intinto il maror, questa verdura che è adatta per il maror una volta. Respinge adesso questa ipotesi la Gemara. Mi mai, cioè da cosa porti questa obiezione, questa prova? Non deve essere necessariamente così. Cioè Resh Lakish ha preso l'accetta e ha deciso che le mitzvot hanno bisogno di kavanah, che hanno bisogno di una intenzione specifica. E si respinge questa idea, mimmai dilma leolam mitzvot en tzedikot kavanah. Cioè forse le mitzvot en tzedikot kavanah non hanno bisogno di una intenzione specifica. Vedeca Marta tre tibule, le malì. E perché hai detto due intingoli, che bisogna intingere due volte? E cosa bisogna rispondere? Chi è chi delle ve e che era la tinokot? Il motivo di questa cosa qual è? È che durante Pesach ci sia un eker, un riconoscimento letteralmente, un segnale latinokot per i bambini. Abbiamo detto che durante il Seder di Pesach, sapete tutti quanti perfettamente, ci sono tanti
usi differenti, strani, che servono solamente a fare in modo che i bambini poi pongano delle domande e venga innescata la domanda fatidica manishtanaira semicolalot, no? Che differenza c'è fra queste questa sera e tutte quante le altre sere dell'anno? E all'interno di questo universo delle usanze strane c'è pure quella del intingere una volta ulteriore la verdura. Quindi spiega il Rashbam. Devainan tre tibule misciuntino kot shei shalu beavde keratuba umiu mimar orkama yatsa yedeko vado ume adder rezzolor lomar imken mishum kerekot lehud nakat tre tibule belavle ashmoiman al mitzvot zrihot kavan ashmoinan shari rakot bedibur rishon maror bedibur sheri deikana mieker ladinokot aval bemaror lehude lo bainan tre tibule De culle ai lo abdinan mishum keretino kotle akdima kilat maror kodem zemano. Qui questo è un Rashbam abbastanza lungo e complicato, ma la domanda è a cosa servono i due intingoli che facciamo? E l'universo concettuale nel quale è costruito il seder adesso è che invece la prima verdura che viene utilizzata come carpas non è una verdura che è adatta poi per fare la mitzvah del maror, perché se così non fosse, appunto, se utilizzassimo come carpas una verdura che è adatta per fare il maror, effettivamente avremmo questa difficoltà, perché avremmo la stranezza, no, di intingere la verdura prima del pasto, che è necessaria per risvegliare la curiosità dei bambini. Ma dall'altra parte, se appunto ammettiamo che le mitzvot non hanno bisogno di gavvanato, un'intenzione specifica, nel momento in cui facciamo così, nel momento che abbiamo tutti quanti gli elementi formali necessari affinché sia messa in pratica la mitzvah del maror, questo sarebbe sufficiente appunto per compiere la mitzvah e per uscire d'obbligo. Quindi per uscire da questa discussione abbastanza micidiale, perché è una discussione che poi ha tante conseguenze dal punto di vista alachico, deliberatamente utilizziamo una verdura che non è adatta per fare la mitzvah del maror. Vecchi tema, e se dicessi, continua a chiamare, imken, se è così, lishmeinan Shear Irakot ci faccia sapere, l'Ishmeinan ci comunichi, ci faccia sentire Shear Irakot, le altre verdure. Perché la Mishnah è andata a impelagarsi in questo caso strano, no? Nel dire che ha utilizzato il Chaseret come carpas. Poteva utilizzare come esempio Shari Rakot, le altre verdure, sarebbe risultato molto più chiaro, no? Sarebbe risultato molto più chiaro come facciamo noi. Perché non ha fatto così? Risponde la Mishnah: Yashmeinan Shari Rakot, Ava Amena, Echadika Shari Rakot, devi entrare tibule, Ava al Chaseret le Chodà, lo abbai tre tibule, Kamash Maranda, Filu Chaseret, Bainan tre tibule, chi è chi delle vebbe che era latino Kot. Cioè se dicessi che è così, no? Cioè che l'unico motivo di questa cosa è quello del care, del fatto che i bambini abbiano un segnale per scatenare le domande, la Mishnah avrebbe potuto parlare solamente di una unica, scusa, di altre verdure, oltre a Chaseret. Perché ha fatto questo esempio del Chaseret? E andando a creare una situazione difficile, insomma, facendo riferimento a un Chaseret che è prima della Mazzà ed un Chaseret che invece che viene dopo la Mazzà, perché altrimenti noi non avremmo avuto la possibilità di capire questa regola. Perché cosa avremmo potuto dire, no? Chi Ashmoinan, se la Ashmoinan, se la la Mishnah ci avesse fatto sentire Shari Rakot, le altre verdure, Ava Amena, avrei potuto dire Echadika Shari Rakot,
ude veinan tre tibule. Dove eha de ica sheyesh, dove ci sono sheari rakota, le altre verdure, ude veinan tre tibule. È necessario intingere per due volte le verdure. Aval hazeret le koda lo bae tre tibule. Ma hazeret le koda, quando si parla solamente di hazeret, quando abbiamo solamente questa verdura che è adatta come erba amara, solamente questa, lo bae tre tibule. Non c'è bisogno di intingere due volte. Perché appunto cosa avremmo voluto dire? Che a questo punto se c'è solamente una verdura, mitzvot l'azerichot kavana, non hanno bisogno di un'intenzione specifica, è uscito d'obbligo dal Maror, i bambini hanno chiesto ormai perché abbiamo fatto la cosa strana di intingere la verdura prima del pasto, abbiamo detto manishtana, e quindi tutti quanti i pezzi sono tornati al loro posto. Se la Mishnah non ci avesse fatto questo esempio, non avremmo capito quindi che se come verdura, come per carpas, avevamo della caseret, avevamo della lattuga, è necessario intingere la verdura per due volte. Kamash Maran, quindi ci insegna la Mishnah, da filo caseret ben tre tibule, che anche per il caseret abbiamo tre tibule, due volte l'atto di intingere, chi è chi deve leve be, e che era la tinocot, affinché ci sia e che era la tinocot, affinché ci sia una forma di riconoscimento, di un segnale per i bambini affinché facciano le domande. E ancora Beod Tania, e ancora abbiamo imparato questa volta in una baraità, Achalan Demai Yatsa. Achalan velo mitkaben yatsa, achalan la chazain yatsa. Ancora abbiamo imparato, se ha mangiato demai, se ha demai, cosa vuol dire? Demai vuol dire una verdura rispetto alla quale non sappiamo se sono state prelevate le decime. Adesso in generale non bisognerebbe mangiare queste verdure, no? Per esempio, se una persona compra delle iracot, delle verdure, da un amarez, appunto da una persona ignorante della lacata, della persona modesta, insomma, c'è la presunzione giuridica che non abbia prelevato le decime. Per cui non abbiamo tevel, cioè se avessimo una verdura rispetto alla quale siamo sicuri che non sono state prelevate le decime, non potremmo mangiarle, perché mangiare tevel è una cosa estremamente grave, no? Il demai è una situazione di safek, è una situazione di dubbio che ha alcune facilitazioni strutturali rispetto a una situazione nella quale le decime non sono state prelevate, no? Allora, in questo caso, come ci si deve regolare? Perché lui in realtà, qual è il motivo per cui vuole mangiare questa verdura? È perché vuole fare la mitzvah sostanzialmente, no? Per cui è insegnato nella barità che se una persona vuole, perché non ha alternativa, compiere la mitzvah con del demai, con questa verdura dalla quale non sono state prelevate le decime, yatsa, è uscito d'obbligo. Perché è così? Spiega il Rashbam, dei bae mefker lenikse beve ani Vehasile Ashta Nami Hasile. Vehasile Ashta Nami Hasile. Come dicevo, il demai, questa, fra l'altro l'espressione demai vuol dire semmai, vorrebbe dire questo che cos'è, cioè dire quando abbiamo questa verdura effettivamente non sappiamo se che cos'è, se sono state tolte le decime oppure no. Si dice che gli ammearez, appunto, che queste persone modeste, ignoranti, alcune delle offerte le prelevano e altre no, in linea di massima, può esserci una presunzione di questo genere. Come dicevo, proprio per via di questo dubbio, in alcuni casi è consentito mangiare il demai. Uno di questi casi qual è? È quello dell'ani, di una persona povera. Un povero non è obbligato a, nel dubbio, a prelevare una seconda volta la decima. E questo innesca un ragionamento logico
interessante, no? Cioè, perché una persona potrebbe, per mangiare questo demai in condizioni di un permesso alachico, alienare tutti quanti i propri beni. Cioè lui potrebbe rinunciare momentaneamente a tutti quanti i propri beni, quindi tecnicamente diventare un ani, diventare un povero, ed essendo nullatenente in quel momento potrebbe mangiare il demai, no? D'accordo? Non deve farlo all'atto pratico. Cioè qui ciò che conta è la possibilità logica di arrivare in una determinata condizione, no? Perché è uscito d'obbligo? C'è Rashbam dei Bae, c'è Im Rozè, perché se vuole, Mefker Lenixè, può fare un Efker, Efker vuol dire rendere res nullius, rendere cosa di nessuno, i suoi Nechassim, i suoi beni, beve Ani, e diventerebbe così povero. Vekasele Ashtan, Vekasele, e quindi sarebbe adatto, dal momento che è povero, di mangiare questo demai, ashta nami hasile. Ora nami, nami nella maica vuol dire gamma anche, hasile è adatto. Per cui se fa così, insomma, mangia del demai, esce d'obbligo. Achalan belomit kabben yatsa, dice la Mishnah, la Baraita, se ha mangiato questa verdura belomit kabben, senza mettere una intenzione specifica, yatsa, è uscito d'obbligo. E questo è il caso che ci interessa, no? Qui vediamo in maniera esplicita che se non c'è un'intenzione specifica, esce d'obbligo. Quindi sembrerebbe effettivamente da questa fonte che mitzvot enzerikot kabana, che i mitzvot non hanno bisogno di una intenzione specifica. Ahalan la katzain, se ha mangiato la katzain a metà, letteralmente, yatsa, è uscito d'obbligo. Cosa vuol dire a metà? Come sapete, quando si parla di achilà, quando si parla di mangiare, per le mitzvot c'è una misura specifica. Questa mitzvah, nello specifico, è quello del kesait, no? Del corrispondente di una oliva. Se ha mangiato questa verdura a più riprese, no? Per cui ha mangiato prima mezzo zait, ha mangiato 15 grammi sostanzialmente di maror, interrompe e poi mangia un'altra metà di zait, altri 15 grammi dopo, Yatsa è uscito d'obbligo. Quindi Khazizait Bevam Rishon dice Khazizait Bevam Sheni o va Maror Mair, sta parlando del Maror. Quindi se ha mangiato il Maror a rate è uscito d'obbligo, dice la Baraita e continua Uvilvad Sheloi She Ben Achilale Havertà Iotermik De Achilat Pras. Ci ha patto che non abbia aspettato fra una Achilà e l'altra, fra una mangiata e l'altra, fra queste due metà di kesait, iotermik de achilat pras, più di quanto è necessario per mangiare mezza pagnotta. Questa è una misura alachica importante, quella dell'achilat pras. Durante il seder troviamo questa misura, per esempio, quando mangiamo la mazzah, no? Quando facciamo queste le mitzvot del seder, come sapete, c'è un problema importante che è quello del mangiare le misure necessarie di cibo, no? Appunto mangiare il kesait di mazzà vuol dire mangiare una mazzà intera. Dal momento che non possiamo mangiarla con niente, può essere abbastanza pesante e laborioso fare questa cosa completamente. Questo è un vecchio problema che conosciamo tutti quanti. Cosa potremmo dire? Va bene, per una persona potrebbe mangiare la mazzà molto lentamente, pure se ci mette mezz'ora, finisce di compiere la mitzvah e poi va avanti con il seder. Il problema è proprio questa regola che compare qui, no? Cioè che è necessario però non solamente mangiare, ma mangiare in un certo tempo. Per cui per la mazzah e per il maror, diciamo così, no? Cioè per cui bisogna mangiare la misura prevista kasait vikde achilat pras, nel tempo in cui è necessario, nel tempo in cui si può mangiare mezza pagnotta. Quanto è questo tempo? Ci stanno varie opinioni della Halakha, quindi con 2 minuti, 4, 9 minuti, non è tanto questo l'aspetto importante in questo momento, quanto capire che la Hilah, quindi vuol dire mangiare, alachicamente vuol dire mangiare una certa misura di cibo in un certo tempo. Se mangiamo quel cibo in un tempo più lungo,
i vari consumi, le varie mangiate che abbiamo fatto non si uniscono fra di loro e quindi di conseguenza non abbiamo fatto la mitzvah. E d'altra parte avrete presenti le indicazioni che diamo quando è Kippur, no? E vale lo stesso principio, al contrario però questa volta, no? Dal momento che mangiare, diluendo il consumo di cibo per molto tempo, in molto tempo, non è considerato mangiare, quando una persona si trova costretta a mangiare, ad esempio perché è malato durante Kippur, cosa diciamo? Di mangiare piccolissime quantità di cibo, diluendone nel tempo. E questo permette poi nel corso delle ore di mangiare tanto cibo senza aver praticamente all'atto pratico mangiato durante il digiuno, cioè chiaramente durante Kippur è vietato mangiare qualsiasi cosa, però in queste situazioni di emergenza, per non arrivare a trasgredire il divieto della Torah di mangiare durante Kippur e quindi avere la punizione molto rigorosa del karet per questo comportamento, è stato studiato questo sistema, che è quello di mangiare piccole quantità di cibo per non arrivare a mangiare appunto la misura di cibo bevuto durante Kippur, come il Kesait questa volta, ma è un'altra misura, nel tempo in cui viene mangiato un peras, questa mezza pagnotta. Comunque, per quanto riguarda invece come il modo attraverso il quale si uniscono queste parti di Maror, si dice l'importante è che non ci sia fra l'uno e l'altro più di Kedè Achilat Peras. Risponde la Gemara a Tanai, si tratta di una discussione fra Tanaim, si tratta di una discussione molto antica, non è un problema nuovo questo qua. De Tania, perché abbiamo imparato in una varietà, Rabbi Yosef Omer falpisce di Bel Bachaseret, Mitzvah, Levile Farao Chaseret, Fakaroset, Tushmet, Afshilin. Cioè pure se hai intinto prima del pasto vero e proprio e prima che venissero portati poi la appunto Caseret, Caroset e le due pietanze, cioè per cui anche se ha fatto questa cosa prima del pasto è mitzvah comunque poi portare Caseret, Caroset e Shnet Avshilin a tavola. Perché quindi cosa potremmo intendere? Dal momento che non ha messo intenzione nella prima achilà, la prima volta che ha mangiato, bisogna portare nuovamente altra verdura e questa volta mette intenzione per la mitzvah. E quindi sembrerebbe che, secondo Rabbi Yosef, le mitzvot effettivamente hanno bisogno di kavanah. Cioè per cui, secondo un Tannà, le mitzvot non hanno bisogno di kavanah, secondo Rabbi Yosef, no. Viene posta adesso una kushia, una difficoltà, beaccati bimai, e adesso ancora già abbiamo illustrato questa logica, cioè perché dici per forza che secondo Rabbi Yosef serve kavanah, serve una intenzione particolare quando si fanno le mitzvot. Già abbiamo risposto a questa domanda, no? Dilma Gassavar Rabbi Yosef mitzvot enzerikot kavanah. Cioè forse secondo Rabbi Yosef i mitzvot effettivamente non hanno bisogno di un'intenzione specifica. Veide vain antre tibule. E il motivo per cui è detto che servono due tibulin, che bisogna intingere per due volte, chi è chi deteve che era latino kot? Il motivo qual è? È che ci sia un riconoscimento per i bambini affinché pongano delle domande, come abbiamo visto in precedenza. Chiedono la Gemara imken, se è così mai mitzvah, però dice se è così mai mitzvah, perché quando si parla di questa cosa si parla di una mitzvah, cioè perché Rabbi Yosef dice mitzvah le aville fanno caseret, e mitzvah a questo punto portare caseret. Se il mitzvot non ha bisogno di kavanah, allora a questo punto, secondo Rabbi Yosef, già ha fatto la mitzvah la prima volta, no? Perché a questo punto dice che si tratta di una mitzvah anche questa seconda volta? Per cui sicuramente la mitzvah di cui si parla è la mitzvah dell'Achilat Maror, di voler mangiare il Maror, e per questo bisogna portarlo una seconda volta, perché le mitzvot, secondo
rabbiosi hanno necessità di kavanah, hanno necessità di mettere una intenzione particolare. Spiega il Rashbam, Clomar, vale a dire mitzvah levi minatorah, si tratta di una mitzvah di portare nuovamente la verdura minatorah, secondo la Torah. De accati l'occhi è mitzvah tachilat malot, perché ancora non ha praticato la mitzvah di mangiare il marot, o il velonit kaven, perché non ha ancora messo la concentrazione adatta le mitzvot srikot kavana, perché le mitzvot hanno bisogno di kavana. Vediamo un'ultima parte nella Gemara, magari introduciamola e poi la prossima volta proseguiamo. Maishne Tavshilin, la domanda successiva qual è? Riguarda i due Tavshilin che vengono consumati la sera del Seder. Amar Ravuna Silka Ba'arusa. Viene riportato da Ravuna che dice che questi due Tavshilin sono Silka, vale a dire Selek degli spinaci, Barusa e Ores e del riso. Ravà aveva madera Silka Barusa. Ravà, avendo ascoltato questo insegnamento da Ravuna, cercava di fare la mitzvah proprio con spinaci e riso. Cioè si trattava di un esempio, però in pratica voleva mettere in maniera pedissequa, molto precisa in pratica, le parole del maestro, e quindi cercava di farlo esattamente con queste cose, no? Però appunto diceva Ravuna, quando si esprimeva, stava facendo solamente un esempio di cibi che sarebbero potuti essere adatti come Shnetav Shirin, come due pietanze. Come vedremo, in realtà quello che dice Ravuna ha delle inferenze alachiche importanti rispetto allo status del riso. Questo interessa pure noi, appunto. Noi sappiamo, ad esempio, che mangiamo le ebrei italiani sono molto abituati a mangiare il riso durante Pesach. In realtà sul riso c'è una antica discussione. Qui abbiamo una testimonianza a partire da Ravuna del fatto che il riso fosse un cibo ammissibile durante Pesach, che su questo in realtà vedremo c'era una discussione, perché Ravà stava tanto attento a questa cosa, perché spiega la Gemara, o il unfik mi pumè della Ravuna, poiché queste parole, cioè questi riferimenti a spinaci e riso, erano usciti mi pumè della Ravuna, dalla bocca di Rab Ravuna. Cioè, per cui pure se sapeva che era solamente un esempio questo qua che aveva posto Ravuna, dal momento che era possibile per lui utilizzare proprio questi cibi, queste verdure, ha voluto mettere in pratica le parole del maestro esattamente, e quindi cercava di fare la mitzvah proprio con questi cibi. Prossima volta proseguiamo con questa discussione sul riso e vediamo la parte successiva della Gemara. Interrompo la registrazione.